Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Oggi sono qui con un video che è, diciamo, come un video di sottofondo per fare ovviamente un'analisi dei pregi e difetti di Titanfall Beta. Ovviamente ragazzi stiamo parlando esclusivamente della beta. Dobbiamo ancora aspettare a marzo, il 13 marzo, per l'uscita ufficiale del gioco, con tutti, ovviamente, tutti i dettagli delle armi, dei Titan, di ogni cazzata possibile, delle mappe. E quindi ragazzi volevo rifare un pregi e difetti del gioco, della beta, che mi ha colpito ovviamente di più. Sarà una cosa molto veloce, ragazzi, quindi ve lo analizzo subito. Allora, i pregi prima di tutto sono i Titan, ragazzi. Come sappiamo, i Titan veramente sono stati ottimi, curati in ogni punto, secondo me. E ovviamente sono molto veloci, non sono dei, perché ovviamente, ragazzi, la prima impressione che ognuno poteva avere dalle raffigurazioni che c'erano alle 3, ad esempio, o anche dopo, si è visto in questo Titan un qualcosa di un dio, un semidio, veramente forte, impossibile da distruggere. Infatti, invece non è così, ragazzi, basta prendere le armi anti-Titan ed è possibile distruggerlo tranquillamente anche in versione umana come siamo noi, se no ovviamente non abbiamo chiamato il Titan in tempo, ce l'hanno distrutto. Quindi questa cosa è perfetta, diciamo, va benissimo. E sono contento di questo. La seconda cosa che mi è piaciuta molto sono state le due mappe. Le due mappe che sono veramente stupende, sono fatte veramente dettagliate, sono dettagliatissime, anzi. Come Angel City, adesso non mi ricordo l'altra, però quelle due mappe sono veramente fatte bene con edifici calibrati nel modo giusto, con quella stradina centrale dove possono passare tutti gli avversari, i Titan, eccetera. La cosa che forse voi non ve ne accorgete di più sarà il fatto che il gioco gira a 60 fps, mentre l'HDPVR e anche YouTube, il massimo che possono, diciamo, trasferire come formato come gira il video, ovviamente, sui 30 fps. Giocarlo in 60 fps e guardarlo su YouTube a 30 fps non è il massimo. Infatti, ragazzi, come posso vedere quando lo trasformo con Sony Vegas, lo trasformo in 60 fps, e anche quello, cioè, nonostante tutto, anche quando lo trasferisco su YouTube, ovviamente viene messo a 30 fps. Quindi bisogna aspettare, dovete giocarlo voi così capirete di che gioco si tratta. Il miscuglio, ragazzi, c'è un miscuglio in questo Titanfall. Ovviamente è un gioco della EA, quindi con dei produttori di Call of Duty MW2, se non ricordo male, della serie MW. Con, diciamo che le tute dei Titan, dei giocatori umani, sembrano quelle di Halo. Mentre l'invisibilità sembra molto presa da Crysis. Ovviamente i movimenti, diciamo che sono molto familiari, classici di Call of Duty. E secondo me la grafica, l'impianto grafico del gioco è veramente una cosa riguardante Battlefield, perché Battlefield, diciamo che si è concentrata sempre su questa grafica assurda, molto bella, e infatti sono contento che abbiano fatto un gioco con un miscuglio di tutti questi titoli che hanno colpito ovviamente nel 2013, 2012, 2011, e ovviamente poi questa unione ha creato il gioco dei giochi, diciamo, il gioco dei giochi degli FPS. Secondo me quest'anno Titanfall batterà anche la concorrenza del nuovo Call of Duty e del nuovo Medal of Honor. Un'altra cosa bellissima che mi è piaciuta molto è che i Titan possono essere guidati anche senza il pilota dentro. Quindi, ragazzi, potete mettere il vostro Titan come una versione d'attacco, o se non ricordo male, cioè d'attacco, come una vostra guardia personale, o addirittura potete anche metterlo in una posizione e lasciarlo fermo lì per, diciamo, difendere quella parte di mappa. Questa è una cosa molto utile, che sinceramente lo faccio molto spesso quando io, ad esempio, mi arrampico sui tetti. Deve rendere il Titan anche governabile dalla distanza, è veramente un'ottima cosa. Un altro fiore all'occhiello, secondo me, ragazzi, sono le armi. Le armi sono veramente fatte bene. Io, ovviamente, ho utilizzato principalmente la carabina, come avete potuto vedere. Quella carabina è veramente una bestia. Ho messo poche cose, ma sicuramente quell'arma non sarà il fulcro del Titanfall completo. E le altre armi, invece, come il cecchino, sì, sono decenti. Però hanno sempre quella pecca come su Battlefield, che sono i cecchini che non uccidono con un colpo. Cosa che c'era nel Medal of Honor Limited Edition, o comunque sia Tier 1 Edition, quello del 2010, ragazzi. Ovviamente questo sicuramente verrà corretto, comunque sia migliorato, anche perché ci sarà un vasto arsenale di armi, sia da sniper, sia fucili d'assalto, sia di tutti i generi, anche mitragliette. Quindi, ragazzi, non ci resta più che altro che aspettare il 13 marzo per poter vedere queste ulteriori migliorie. Un'altra cosa che ho adorato è stato il Titan quando arrivava. Non so se avete sentito con le cuffie, se chi usa ovviamente le cuffie sentirà il rumore del Titan che arriva e vibra tutta la terra. Passiamo ai difetti, ragazzi. I difetti, diciamo che sono tre, sono quelli che mi hanno colpito di più, però ricordiamoci, ragazzi, che dietro ci sono tanti di quei pregi che ovviamente
questi difetti vengono soffocati. Allora, la prima cosa che ho trovato che non mi è piaciuta molto è stato che i Titan non possono saltare. Capite, ragazzi? Hanno razzi nei... Secondo me, non so come vengono lanciati dallo spazio, però penso che abbiano razzi anche per poter tornare alla base. Quindi mi è sembrato un po' strano che i Titan non potessero saltare, ma solo slittare con quei giochini, che ovviamente per farlo devono avere dei razzetti da qualche parte, non so, nel culo del Titan o minchiate varie. La seconda cosa, ragazzi, che ovviamente è l'intelligenza artificiale dei giocatori, dei bot, anzi. I bot ovviamente sono veramente stupidi, rincoglioniti. Infatti non capisco come abbia fatto la Microsoft o comunque sia la Respawn a metterli dentro una mappa. E ovviamente, diciamo, quelli bot si fanno ammazzare subito. Ed è veramente una cosa che per i player meno esperti può andare bene. Ma magari per me, che sono un player che gioca molto, che gli piace giocare a questo genere di gioco, FPS, dove si combatte, trovare questi droni, ucciderli, magari rivelare la propria posizione non è il massimo, anche perché io con la mia, diciamo, con i miei riflessi, ragazzi, i miei riflessi sono abbastanza veloci, quindi io appena vedo un avversario sparo subito e non mi rendo conto che è magari un bot, quindi non va per niente bene sta cosa, quindi mi trovano subito gli avversari, anche se ovviamente c'è anche l'invisibilità che può essere utilizzata come paraculo alla fine. Sinceramente questa cosa non mi va bene, non va bene. Deve essere corretta magari con un'intelligenza artificiale magari un pochettino più forte, che ci fa guadagnare più punti. L'ultima cosa, l'ultimo terzo punto è stato che ho trovato qualche camper e questa cosa non mi va giù. Già il fatto di trovare dei camper sulla beta mi crea problemi anche per il gioco futuro. Cosa sarà quando uscirà Titanfall? Speriamo bene, speriamo che queste persone rimangano su Call of Duty Ghost, visto che hanno già contaminato quel gioco e veramente l'hanno devastato Ghost. Non vorrei che succedesse la stessa cosa con Titanfall, ma non credo, perché c'è molta più frenesia nel gioco, c'è più movimento, gli avversari si muovono di più, noi ci muoviamo di più e infatti dovrebbe essere corretta questa cosa. Penso che non succederà molto spesso, anche perché come se troverete uno come me che non campera, ovviamente, che trova un camper, sapete come mi muovo nei tetti e li ammazzo subito. Quindi ragazzi, spero che i miei pregi e difetti di Titanfall vi siano piaciuti. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. E noi ci rivediamo alla prossima con il Fuck You Time. Quindi, bella raga!